ferro da stiro verticale. E comunque oggi si rivedono dei cari vecchi amici. Cioè, vecchi no, dei nuovi amici che non vedo da un po' di tempo. Possiamo dire che siano stati anche dei compagni di squadra. I quali dovrebbero venirmi a prendere proprio sotto casa. Comunque oggi giornata spettacolare. Però prima di uscire di casa, domande del giorno. Perché so già che stasera sarà una giornata molto lunga e non so come arriverò al dopo cena, ecco. Joe Derry, hashtag fuck, quando pulirai il monitor del Mac? Ho preso questa domanda sia come scusa per pulire il monitor del Mac, ma anche perché ha usato l'hashtag fuck. Mi piace veramente tanto perché in questo modo si capisce subito quali sono le domande. Perciò, per le domande del giorno, lanciamo l'hashtag DDG. Domande del giorno. Fate hashtag DDG e poi mi fate la domanda. Igli Kasemi. Non so se l'ho detto bene. Cosa ne pensiamo dei tuoi genitori e amici quando hai iniziato a fare video? Per quanto riguarda i miei amici, Giacomo e Edoardo sono stati super entusiasti, ma da sempre sia Edo che Giacomo, sia da quando avevo tipo 16 iscritti, mi hanno sempre sostenuto, così come mio padre, che gli è sempre piaciuta questa idea dei video, un po' meno mia mamma perché pensava che i video mi istigassero a fare cose che in realtà non volevo fare effettivamente, non la vedeva molto di buon occhio, però poi col tempo, col fatto che mi ci dedicavo, ci mettevo un sacco di passione, dedizione a realizzare video, creatività, cose così, ha cambiato idea, perciò adesso mi sostengono più o meno tutti, non c'è nessuno di tenere intorno a me. Mattia De Pace, che tipo di proteine consigli per uno che ha iniziato palestra da un anno o 16 anni? Allora, guarda, devi sapere che le proteine sono un integratore. Detto proprio terra terra, è la parte proteica del latte separata da tutto il resto e resa in polvere. E poi ci vengono aggiunti aromi, cioccolate, robe così. Però ecco, non è niente di troppo speciale. La cosa importante che bisogna capire è che non sono le proteine a farti diventare grosso. Le proteine servono solamente a raggiungere il fabbisogno giornaliero della quota proteica, perché magari è difficile raggiungerla con la dieta, con gli alimenti. Non è impossibile, però è difficile. Perciò per arrivare al punto io ti consiglio le Clear Whey isolate, che sono quelle che vengono assimilate più velocemente dal fisico in quanto sono, diciamo, già digerite. Perciò uso il codice Francesco Zini, link in descrizione. Ti consiglio quelle al cioccolato classiche oppure anche latte freddo. Domande del giorno fatte. E già che siamo qui su YouTube, ragazzuoli, ho da consigliarvi veramente la visione di un video. Canale di Jacopo Semprini. Amici miei, non potete non guardarvi il suo documentario Brian, la corsa di una vita, veramente spettacolare. Ha fatto pure una proiezione sul grande schermo a San Marino, alla quale non sono potuto andare sfortunatamente perché era a Reggio Calabria, però adesso è uscito su YouTube e è una cosa che va vista proprio. Complimenti Jacopo. Vi lascio il link in descrizione del video. E i nostri compagni di squadra sono arrivati da Pesaro con furore. Quella maglia giustizia. Cacchio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Com'è? Ciao. Cacchio, quanto tempo. Piacere, Alessio, l'abbiamo preso adesso. Francesco, si inizia subito a bomba a Piazza di Michelangelo, portai subito qui, che in realtà non si trovava parcheggio giù, quindi l'abbiamo messa qua su. Un po' illegalmente. Però non si dice. Guardate che bella composizione con questo ragazzo con il cosetto rosso. Oh, modalità cinema, cinemello. Pranzettino, qui a Firenze ovviamente schiacciata, dall'antico, mi sa, no, antico vinaio. La fila arriva fino a Lungarno. Però dopo il video con Alessandro Surma sappiamo che ci sono delle alternative molto valide all'antico vinaio, perciò vediamo un po'. Per oggi a pranzo si opta per Fettunta, che dal video con Alessandro è venuto fuori che è una buona schiacciata insieme a quella di Rocco. Però oggi si opta per questa. Una bella napoletana a 6 euro. Ma da quanto tempo è che non mangiamo una bella schiacciata? Sbriciolona, pomodorini secchi, pecorino toscano, crema di rucola. Bella. Com'è, ragazzi? Approvate? È meglio questo o la Rossini? Rossini. Qui abbiamo un livello notevole di untezza. Che è? Guarda qua, maglietta Rossini, schiacciata, gang di Pesaro, che vuoi di meglio? E buono quel po'. E Garno. Dopo la schiacciatina, che fai? Un gelatino digestivo proprio dimagrante, non te lo fai? Ovviamente Vivoli, un'istituzione. Grazie mille. Olè. Il gelatino ci sta proprio con questo caldo che è tornata l'estate praticamente. Mi sento inutile in confronto alla coppetta 6,50 di Mattia. Io ho calcolato una pesa. Buono? Io non sono da mangiare lampone, Sì, però. Dio può. A Firenze per mangiare vengo sempre. Caricatura time. Oh, vai, 10, 10. È la prima volta che qualcuno che conosco fa queste caricature. La coppia che scoppia, butta il sacchio, vai sacchio. Perché sto curioso, sento la mancanza. Ma no, la... anche tu parla. Su, eh? Chi è che si deve essere?
cazzo, alle sue le basta. Ma infatti. Sembra un cantante anni 80. Sembra Gianni Morandi. La usazione, l'esperienza? Bella, bella, molto bella. Con quel ritratto sembra Pinotto. Ciao ragazzi, buona serata, a dopo. Bello, abbiamo fatto un piccolo giro turistico per Firenze. Dopo cena ci ribecchiamo, però adesso si torna a casina. Infatti oggi, sabato 1 ottobre, si dà il caso che sia il compleanno del buon Lorenzo Gagliano. E chi meglio di un food advisor può organizzare una bella cena di compleanno? Sono super in hype. Mi ha parlato di menù gourmet degustazione. Fra compleanni, cene e robe varie, è da tipo 3 giorni che non sto cenando a casa mia. Il master dello scrocco, vicino a Polo Ralph Lauren, presa nel negozio vintage a Napoli. Anche questi cino se l'ho preso nel negozio vintage a Napoli. Cambio di piano, Polo Lacoste, anche questa presa nel negozio vintage. Troppo scomoda la camicia per il post serata. Mobike. Probabilmente sono in ritardo. Grand Hotel Lucchesi. Qui fuori non c'è nessuno. Entriamo. Che lusso. Hai capito il buon Lorenzo? Che location si è trovato. L'unica cosa è che sono al quarto piano e l'ascensore è piena. Si smaltisce. Porca vacca, che vista. Pensavo di essere in ritardo, invece Lorenzo ancora non è arrivato, quindi ottimo. Ci sono gli invitati ma non Lorenzo. Che vista veramente, cioè, è mozzafiato. Poi guardate qui che colorini. Non so come descrivere questo spettacolo io. Inizialmente l'idea era quella di cenare qui in terrazza, però fa un po' freschino. Auguri, cavolo. Grazie. Provo, com'è? Bella. Ah, inauguri così? No. Domanda, secondo voi quanti anni ha Lorenzo? Scrivetelo nei commenti. Aperitivino con hummus e qualcosa con i fichi. Sono qui da solo a un tavolo con 3 vassoietti stuzzichini. Sono la mia rovina queste patatine. Ah, il calduccio. E si inizia le cose serie. Bello questo qui brandizzato. C'è addirittura il piattino per il pane. Cioè, questo è lusso. Che problema ho io? Perché? Non sei festeggiato. No, non hai il piatto. Mi sembra un problema generale. Ah, eccola. Grazie. Caterina di guancia. Che viene cotta più o meno 4 ore, poi sfilacciata, condita con una salsa di funghi. Al centro trovate praticamente la cappella più bella del porcino. E di fianco invece un porro che viene sempre stracotto con la guancia, poi frullato e montato con un pochino di olio. Sopra il limone fresco. Buon appetito! Grazie! Buon appetito! Prova a tagliare il coltello? No, non ho portato. Si è automizzato in bocca. Fotonico. Guardate qua che spettacolo. Io stavo mangiando tutta la carne intorno pensando che questo fosse un osso, ma in realtà è un fungo. Questo si mangia. Comunque comodissimi i bicchieri così. Mi c'entra bene il naso. Che bello questo taco di mais con ribs belle sfilacciate. Devo inclinare la testa o il taco secondo te? Te sei un vloggatore seriale. Vai tutto one shot. Ma di te devo inclinare. Inclino la testa? No, la base, la testa è inclinata, vai. È fatta. Oh, è così buono. Tortellini. E qui è proprio gourmet puro, eh. Purtroppo vengo dopo da te perché vai. Resi a tortellino. Se non fosse che con una cucchiaiata sono finiti. Buoni. Si sente il mare. Questo silenzio non vuoi, mi sento in colpa a parlare. Lenticino cotto su a piastre di sale. Poi questa crema asparagi e albicocche. Ma come fai a ricordarti tutto di nuovo? Ma ormai io, cioè, sono abituato. Oh, albicocche asparagi. Interessante. Questa qui è la prova che l'acqua frizzante al ristorante non la beve nessuno. E tutti ce lo scrivono ogni volta: acqua naturale frizzante. Non la beve, non la vuole nessuno. Cioè, siamo alla seconda di quella naturale. Cioè, felice poter condividere questo giorno con te. Bravi, bellissimo! Fai il prossimo. Ora tra 2 ore lo piazza e siamo tutti dentro. E nessuno ha filmato. Sta ancora vloggando. I regali sono private. È una vita a vloggare. Ma La millefoglie non mi fa impazzire. Ma che fai? Te ne privi del bis? Mai capito come si mangia a millefoglie. Cioè, perché fa così? Comple del buon Lorenzo andato. È stato molto piacevole. Abbiamo mangiato ovviamente da Dio e ci siamo divertiti. Adesso raggiungiamo i ragazzi di Pesaro. Che è
anche il compleanno di Mattia, il gran Morgan. Prego. Ciao, buona serata. Ciao. Loro ci ha dato anche come bomboniera dell'olio extravergine d'oliva. Questo sarà molto utile qui nella casa qui a Firenze, a fuori sede. L'obiettivo è portarlo a casa integro. Andiamo a fa serata ora, va. Carichi? Un po' cotti. Si va allo Space Club. Allora, non ci sono mai stato qui. È una discoteca completamente nuova per me. Non sono mai stato nelle discoteche qui a Firenze. Credo che siamo arrivati un po' presto. Mezzanotte. Come inizio? Non c'è male. Ecco la fine della serata. Disperazione. È il nostro hotel, sai? È il nostro hotel. Ma col bar. Chiedi se ti fa entrare. Pasta notturna. Dai, mitico pastaio. Mm. Esattamente quello che ci vuole alle 4. Mm. Che hai preso, Matti? C'è solo questo. Ah, ho inculato io l'ultimo bombolone. Serata finita, ci voleva e da veramente un botto di tempo che la facevo. L'olio è ancora intatto, salvo. Perciò torniamo a casa belli sfatti, felici e soddisfatti. E noi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.